Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video del canale Musica e Cultura. Oggi vi parlerò della storia di Paolo e Francesca. Prima di iniziare a parlare dell'argomento di oggi, però, vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere like al video e commentarlo. Nel quinto canto dell'Inferno, Dante parla di Paolo e Francesca, due mandi che dopo la loro morte sono stati condannati al cerchio dei lussuriosi, perché appunto si erano lasciati trasportare dalle passioni in vita, anche nell'inferno sarebbero stati trasportati per l'eternità da un vento impetuoso. Ecco, la loro storia è una storia realmente accaduta in realtà, alla fine del 200, e che Dante sentì probabilmente raccontare. Lui era molto giovane all'epoca, quindi sicuramente questa storia gli fece talmente impressione proprio da inserirla nella sua commedia. Stiamo parlando di Francesca da Polenta e Paolo Malatesta. Entrambi appartenevano a due famiglie illustrissime della Romagna. Infatti, la famiglia di lei era di Ravenna, la famiglia di lui di Rimini. Era stato stabilito in accordo che Francesca sposasse il fratello di Paolo, Gian Giotto. Il matrimonio realmente avvenne nel 1275, quando lei era più o meno sedicenne e lui era invece molto più grande di lei. Solo che il matrimonio fu celebrato per procura. Infatti, Gian Giotto non si presentò e al suo posto. Colui che sposò appunto Francesca in nome del fratello fu Paolo. Il Boccaccio ci tramanda poi una leggenda secondo la quale Francesca aveva capito male chi fosse lo sposo, pensava di dover sposare Paolo e quindi si era proprio invaghita di lui. Successivamente, scoprendo di dover sposare un uomo più anziano, più rozzo e anche zoppo, tra l'altro, aveva proprio totalmente perso interesse per il marito. Da questo matrimonio era nata una figlia, ma poi, visto che Gian Giotto passava molto tempo lontano dalla moglie, lei e Paolo si erano iniziati a conoscere meglio, si erano invaghiti poi e scoperta la loro passione. Secondo la leggenda, grazie a un servo che faceva la spia, Gian Giotto uccise entrambi. Ovviamente noi non sappiamo quanto c'è di vero nella storia, non sappiamo se fu soltanto Francesca a essere uccisa o anche Paolo. Infatti di Francesca è sicura la morte nel 1284 circa. Pochi mesi dopo Gian Giotto sposò un'altra donna. Però non sappiamo se il reale motivo appunto dell'omicidio era stato una questione di amore oppure semplicemente il fatto che Gian Giotto dovesse sposare una donna di un'altra famiglia per fare un altro accordo politico. Così come non sappiamo se Paolo fu pure coinvolto in questo omicidio o se invece soltanto la leggenda che vuole collocare la sua morte insieme a quella di Francesca. Quindi sostanzialmente noi non possiamo dire nulla, non possiamo affermare che la storia che ci racconta Dante è una storia vera, però sicuramente questo mistero attirerà ancora le generazioni a venire.